La Regione Piemonte, attraverso un bando del PSR, Piano di Sviluppo Rurale, promuove il sostegno di imboschimento di terreni agricoli, anche non agricoli nel caso di impianti di bosco permanente, attraverso una misura dedicata. Quali sono gli interventi previsti dal bando riguardante l'operazione 8.1.1 emanata dalla Regione Piemonte? Allora, sono previste tre azioni, uno per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve, una per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo, che si suddivide in due sottoazioni, uno da legno a ciclo medio-lungo e uno con specie tartufigine. E infine c'è un'azione relativa all'impianto di boschi permanenti, quindi non reversibili. Quali sono i beneficiari di questo bando? Allora, possono partecipare a questa misura, a questa azione, soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, o proprietari o semplici gestori dei terreni agricoli o non agricoli. Che tipo di sostegno prevede questa misura? Allora, è previsto un contributo in conto capitale destinato a coprire i costi in totale o in parte delle spese di impianto, un premio annuale ettaro a copertura del mancato reddito e infine un premio annuale ad ettaro per la copertura delle spese di manutenzione, solo per le azioni 2 e 3. Infine, qual è il termine di presentazione delle domande? Siamo a ridosso della scadenza, le domande devono essere presentate entro il 29 giugno 2018. E ricordo a tutti che per maggiori informazioni possono rivolgersi presso gli sportelli informativi che sono situati presso le sedi principali della CIA.